Tamponamento a catena questa mattina, poco dopo le 8.30, sulla via Flaminia al chilometro 280, nei pressi di Rosciano. Quattro auto danneggiate, alcuni feriti lievi, e questo il bilancio. Per i residenti la colpa è da attribuire ai cassonetti della raccolta differenziata posizionati sul ciglio della strada. Il tamponamento infatti è avvenuto proprio mentre un camion dell'ASET era fermo per la raccolta. Una Suzuki Vitara con alla guida una donna fanese di 43 anni era ferma infatti dietro il mezzo dell'ASET in attesa che questo terminasse le operazioni, così come altri veicoli dietro di lei. Ma una Fiat 500 condotta da un 18enne di Fano ha tamponato una Citroen C2 condotta da una cittadina moldava di 33 anni che per l'ulto ha tamponato una Polo di una 50enne fanese che a sua volta ha tamponato la Suzuki ferma dietro il raccoglitore. Gli occupanti dei tre mezzi tamponati sono stati tutti trasportati per accertamenti al pronto soccorso di Fano, mentre nessuna conseguenza è stata riportata dalla conducente del fuoristrada. Quei bidoni vanno spostati subito da lì prima che ci scappi il morto, afferma una residente che ogni giorno in quel tratto di strada ne vede tante. Sul posto per regolare il traffico, che vista l'ora ha subito notevoli rallentamenti, ed eseguire i rilievi necessari, due pattuglie dei vigili urbani di Fano, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.